quello che noi rivendichiamo è la libertà di insegnamento. Rivendichiamo il fatto che... Siamo qua oggi per manifestare la nostra solidarietà alla collega sospesa di Palermo, ma siamo anche qua per difendere il diritto all'insegnamento, il diritto alla libertà di insegnamento e no, dire no, un forte no alla censura. Noi non ci stiamo, siamo tutti insegnanti che ci teniamo alla scuola pubblica e teniamo tanto alla nostra autonomia. La libertà di insegnamento è una cosa fondamentale sancita dalla Costituzione. Per questo noi ci mobilitiamo e ci mobiliteremo in questi giorni, non solo per veder revocare la sospensione alla collega, ma per difendere, ripeto, la nostra facoltà di avere il diritto e anche il dovere di insegnare agli allievi la criticità di che oggi c'è proprio bisogno. Beh, la situazione che ha colpito la collega è una situazione inaccettabile, cioè si tratta della richiesta formulata alla collega di esercitare censura nei confronti dei propri studenti o anche del sospetto formulato nei confronti della collega di aver influenzato i propri studenti. Il lavoro contestato è il lavoro svolto da 3 studenti in quella classe. Evidentemente, se la collega avesse voluto influenzare la classe, sarebbe stato un lavoro generale. È un lavoro di 3 studenti che hanno manifestato liberamente il proprio pensiero. E allora quello che è sotto attacco è la libertà di pensiero nelle nostre aule, e il compito di quell'insegnante era quello di difendere l'espressione della libertà di pensiero, che è esattamente quello che ha fatto. Svolta repressiva in atto all'interno delle scuole, all'interno dell'istituzione scolastica, che non riguarda soltanto Rosa Maria Dell'Aria, per la quale noi chiediamo il ritiro della sospensione e il rientro immediato in classe, ma riguarda anche altre situazioni nelle quali persone sono state licenziate in tronco per avvenimenti per fatti avvenuti del tutto al di fuori dell'attività scolastica, come se uno restasse in servizio permanente effettivo 24 ore su 24. Si tratta di una situazione inaccettabile che deve essere rifiutata.